con le solite modalità, ma poi sarà il presidente del comitato del pago due ruote e solidarietà, il ministro Calla, a spiegare gli eventuali. Il giro del lago, con noi c'è il titolare Alberto Sarlo e a lui cedo volentieri la parola per il cilato di un po' perché crediamo tantissimo nell'evento, nel comitato che organizza soprattutto. Questa sede vuol dire per noi un po' tutto e credere tantissimo in questo evento. Grazie per essere venuti. Grazie. Dell'ambiente a rappresentare quest'oggi tutta la conca del Pago e tutti gli amministratori appunto del... È sicuramente un appuntamento importantissimo, ormai fa parte della nostra storia, fa parte diciamo la manifestazione estiva e che caratterizzano veramente il nostro territorio, perché come estate è stata un'estate un po' particolare, il tema è anche quello nostro, no? Del lago, e dal punto di vista della riflessione proprio sui temi importantissimi che verranno più volte il territorio dai prossimi anni, ovvero il tema acqua. Ma di questo parlerà Tony Barè, che è sicuramente più qualificato di me, e il Giro del Lago sarà presente anche quest'anno con il Centro Europe Dai, politiche di sviluppo portate avanti a livello europeo, quindi saremo presenti anche con il nostro stand del Centro Europe Dai. Mi resta che ringraziare ancora il comitato per questo straordinario evento, questa manifestazione che quest'anno siamo riusciti a portare anche il logo, diciamo, lo sport, poi valorizziamo anche e soprattutto il territorio in un contesto straordinario. Il sindaco ha spiegato bene perché il sindaco della qui al Pago è unico, tra l'altro tra due zone importanti, la zona vuol dire promuovere anche il turismo al di là di quelle che sono le due grandi centrali, diciamo, del turismo. Grazie ancora per l'invito e complimenti a tutti per l'organizzazione. L'associazione è Agnio Soccale, tutto il suo gruppo per il lavoro che stanno facendo e che stanno mettendo in campo. Ovviamente sport e solidarietà. Alla formula tradizionale. Per la via di Natale è una cosa, questa del Giro del Lago è una cosa molto importante, perché è quello che è il centro di riferimento oncologico, dove tutte le persone del Triveneto e tante del Bellunese accolgo persone. Ho imparato a conoscere dei paesi del Bellunese che ero convinta che fossero in provincia di Vicenza e invece sono bellunesi. Importanti per quanto riguardano l'ospitalità delle persone che arrivano ad Aviano per sottoporsi alle cure, per fare impressione che usano gli ospiti, che se non ci fosse questa casa per molte persone non ci sarebbe la possibilità di continuare. Per la radioterapia si fermano per periodi molto lunghi. Il Covid ci ha messo a dura prova perché abbiamo... Il direttivo dei volontari e devo naturalmente ringraziare come del resto per chi... Anche noi non disponiamo di contributi pubblici, per cui le donazioni di questo tipo di contributi sono fondamentali per proseguire la nostra attività. L'istituzione dell'Hospice che ci trova presso il Gorbiti, ecco che opportunità che ci dà questa tristezza. Grazie a questo evento, però poi se non ci fossero gli sponsor che ci danno una mano per sostenere le spese, se non ci sono solo, non riusciremo comunque da soli a fare quello che facciamo. Beh, detto questo, arriviamo al giro di quest'anno, la maglia l'abbiamo presentata perché quello che sempre abbiamo voluto e cercato di mettere insieme i partecipanti in una festa dopo eventi. Notizia particolare, sono qui perché magari adesso mi sfuggono, ma mi pare che queste sono le cose essenziali del giro. Vediamo il sistema Zanfron, sembra meglio farne tre che non si sa mai, se c'è pericolo che così vengono.